E dai, Lisa, fermalo, digli qualcosa. Ciao, Derek. Ah, ciao, Laila. Lisa, oggi abbiamo lezione di filosofia, eh? Sì, lo so. Ciao. Ciao, Lisa. Ciao. Oh, mamma, ho fatto la figura della stupida. Ehi là, ragazze. Ehi, ciao. Oggi pomeriggio vado dalla parrucchiera, venite con me. Così mi consigliate e mi fate compagnia. Oh, per me va bene, anche per me. Ok, vengo anch'io. Allora, facciamo un bel taglio o solo una spuntatina? Ragazze, cosa mi consigliate di fare? Io darei solo una leggera spuntatina. Sì, anch'io. Sia mai che dopo ci sentiamo parole. Già. Lisa, stavo pensando. Dal momento che vorresti conquistare quel Derek, perché non farlo con un nuovo look? Teresa, correggimi se sbaglio, ma tante volte un nuovo look aiuta tantissimo. Hai proprio ragione. E io ho già in mente un'idea carina per te, Lisa. Sta andando molto di moda tra le ragazze europee in questo momento. Ecco, veramente. E dai, Lisa, buttati. Ok, e va bene. Brava, Lisa. Ok, finisco di passare la piastra per capelli e arrivo. Ecco qui. Ora cominciamo il trattamento speciale. Ecco qui la spazzola del momento. Non sono favolosi. Oh mamma, ma hai i capelli pieni di brillantini! Certo, è il nuovo trattamento glitter del momento. Non so se i miei genitori ne saranno molto entusiasti. Non si può togliere. No, mi spiace, non è possibile. Il trattamento dura un mese. Oh no, e adesso che faccio? Beh, andiamo a conquistare Derek. Questo frappè è delizioso. Ehi, Lisa, guarda là chi c'è. Dai, andiamo. Dai, forza! Ehi, ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ehi Derek, hai visto il nuovo look di Lisa? Guarda, ha i capelli pieni di glitter. È la nuova moda che viene dall'Europa. Personalmente non amo i glitter e nemmeno le persone che si conformano alla moda. Dai, andiamo, Ethan. Oh! Ehi Lisa, tutto ok? Secondo te, Ethan? Dai, forza, andiamocene! Lisa, cos'hai? Ehi, ma i tuoi capelli brillano! Lo sai che la mamma e il papà, quando lo scopriranno, ti metteranno in punizione, vero? Sì, lo so! Ehi, sorelle, come va? Kate, zitta ed entra! Eh? Ma che succede? Lisa ha i capelli che brillano! Oh mamma mia, è vero, che hai combinato? Oggi mi sono fatta coinvolgere dalle ragazze e la parrucchiera per farmi un trattamento alla moda. Lo sai che quando la mamma e il papà ti vedranno ti metteranno in punizione, vero? Lo sa, lo sa. Lo so, ma spero che almeno voi due come sorelle mi sosterrete e mi difenderete, giusto? E va bene. Ah, cosa bisogna fare per le sorelle? Ragazze, in tavola! La cena è pronta! Ah, ok, arriviamo. Eccomi qui. Lisa, che hai fatto i capelli? Oh signora, è ricominciata la fase ribelle. Ehi mamma, hai visto che belli? Li voglio anch'io così. Ah, ma non era questo quello che intendevamo sostegno. E io che ne so, sono solo una bambina. Beh, ora ceniamo, poi ne parliamo con calma.
Allora, Lisa, si può sapere perché l'hai fatto? Non avevi già passato la fase dello sperimentare con i capelli? Sì, mamma, ma stavolta è diverso. L'ho fatto per un ragazzo, ma non ha funzionato. Anzi, mi ha preso in giro. Oh, Lisa. Tesoro, un giorno troverai anche tu il ragazzo giusto, che ti amerà per quello che sei. Speriamo il più tardi possibile. Mike! Oh, mamma, queste cose possono funzionare per te e Kate, forse. Ma sono certa che nessuno mai si innamorerà di me. No, vedrai che il tempo mi darà ragione. Ah, scusate, non voglio disturbare il vostro discorsetto, ma Lisa, questa sera tocca a te portare fuori la spazzatura. Sì, ok, vado subito. Tanto la giornata non può andare peggio di così. Lisa... Eccoci qui, vai dentro. Vai dentro, ti ho detto. Maledizione, ti ci metti anche tu adesso. Stupido bidone. Ehi, sapevo che buttare la spazzatura non è una cosa piacevole, ma non pensavo fino a questo livello. Eh? Ciao, Lisa. Ethan. E non sapevo nemmeno che si potessero fare degli incontri così interessanti. Ma cosa dici? Con questi capelli sono ridicola. Ma no, che stai dicendo? La luna li fa brillare al buio. Sai, mi sarei perso in questo vicolo buio se non fosse stato per i tuoi capelli. Che sciocco che sei. Ma che ci fai qui? Io e la mia famiglia ci siamo appena trasferiti qui di fronte. Sono il tuo nuovo vicino di casa. Wow, grazie. Almeno mi hai fatto sorridere in questa giornata. Quando vuoi, Lisa Jones. Ehi, Lisa, cos'è quel sorriso stampato sulla faccia? Cos'è successo là fuori? Niente che, proprio niente. Buonanotte. Domani vado a portarla fuori io la spazzatura, eh? Allora, signor Harry, avrei in mente per lei un nuovissimo trattamento che viene dall'Europa.